Qui quest'anno parte anche una collaborazione tra il Comune di Ala e il Comune di Avio, all'interno proprio dei mercatini, sia quelli di Avio che quelli di Ala, in cui si possono vedere le bellezze artistiche, culturali, storiche di questi due comuni in collaborazione, perché questo è ciò che viene fatto con bus che mettono in contatto i due territori. Dall'altro lato, questa è un'offerta turistica per questa parte natalizia delle vacanze che è tipica del Trentino e anche di altri territori, ma perché però si differenzia da territorio a territorio, perché qui abbiamo delle caratteristiche che sono diverse rispetto a quelle di altri mercatini. E quindi questo sistema di fare turismo, di fare accoglienza, è un sistema concorrenziale e che farà ulteriormente crescere il nostro turismo trentino. Questo ovviamente è l'auspicio in un anno, quello del 22, che sta avendo numeri migliori del 19, quando il 19, glielo ricordiamo, fu l'anno dei record turistici in Trentino.